vede uniti l'amministrazione comunale che io qui rappresento e quattro fondazioni. Sono molto contento che siano qua i presidenti delle fondazioni con me, e prima che scoppi il diluvio che si sta annunciando, tagliamolo, e prima di tagliare il nastro, naturalmente vorrei che fossero i presidenti stessi, a partire da Pier Gaetano Marchetti, a dare il loro saluto a questa inaugurazione di Book City Milano 2013, ringraziandoli per il lavoro preziosissimo che hanno fatto insieme a noi affinché questo sogno diventasse una realtà che continua nel tempo. Professore. Grazie, non c'è molto da dire se non prepararsi, magari muniti di ombrello o impermeabili, a essere presenti nelle decine, anzi centinaia di luoghi dove Book City presenta libri, discute, fa spettacoli. Insomma, è una vicenda che esalta la cultura, il sapere, in cui c'è posto per tutti: genitori, nonni, zii, zie, bambini, conoscenti vari. Quindi vi aspettiamo tutti e grazie signore. Viva Book City, grande progetto inclusivo, grande progetto per una Milano che ha voglia di fare cose importanti. Preparatevi a feste notturne straordinarie, sempre di più festeggeremo, leggiamo prima e poi veniamo qua e festeggiamo. Grazie. Due parole finali, come ho detto stamattina ai bambini delle scuole, i libri danno felicità e questo è un festival per i libri, ma soprattutto per i lettori. Lascio la parola per finire al Presidente dell'Associazione Italiana Editori, Marco Polito. Grazie, io sono molto contento, si parte per questa nuova avventura e come si dice, Book City bagnato, Book City fortunato. Ringrazio ancora per Gaetano Marchetti, Carlo Petrinelli, Achille Mauri, Luca Formenton, e siccome noi oggi abbiamo iniziato Book City nelle scuole ed è stata una grandissima emozione, io chiederei ai bambini che sono qua se hanno voglia di venire con noi di fronte a questo nastro, in maniera che facciamo partire questo nastro col taglio di nastro, col segno simbolico più forte di una civiltà e di un gusto della lettura che si diffonde in tutta la città a partire dalle generazioni più giovani. Grazie ancora. Chi mi aiuta a tagliare il nastro? Allora, come bambino e un bambino. Voilà. Facciamo lei. C'è il scheletro dentro il primo. Bene. Allora, aiutatemi, raccomandami, se lo tengo. Piano ragazzi. Piano. Aspetta, gli aiuto.